Sonia Andalò e sono stata assunta per ufficio estero. Si tratta di un'azienda export, quindi specializzata nella produzione e nell'esportazione di macchine agricole. Già mi era stato, diciamo, anticipato in sede di colloquio che appunto era in atto un trasferimento che poi è avvenuto appunto nell'estate dell'anno scorso, perché l'azienda ha aderito ad un progetto di riqualifica di una zona, un insediamento industriale, artigianale. Per quello che mi riguarda proprio strettamente, professionalmente, sì, l'ho visto un po' come un trampolino o comunque una nuova possibilità anche di crescita, di svolta o comunque di maturazione professionale. Penso che oggi la figura politica debba essere anche una figura che pensa, nel mio caso, anche a come le imprese approcciano un territorio o approcciano gli investimenti. E ho immaginato che per portare lavoro, per prima cosa bisogna portare le imprese. Per cui una manufacturing zone restart, una zona nella zona industriale che potesse essere un progetto pilota, mi sono accordato con Eracom, con Acanto e con un Fab Lab locale per avere una scontistica sull'allaccio di queste nuove imprese. E come prima cosa abbiamo firmato un patto sul lavoro che è un impegno a tre tra le imprese, i sindacati e l'amministrazione nel far sì che le nuove imprese, quando si insediano, per prima cosa devono guardare qual è la manodopera locale oggi senza occupazione. E qui devo ringraziare la CISL perché ha creduto fin da subito in questo progetto e lo ha fatto anche un po' suo e ha avuto la capacità di comprendere che quando arrivano imprese che hanno bisogno di decine di lavoratori, il contratto deve essere un apporto non solo di richiesta di tutela giustamente del lavoratore, ma anche di sviluppo di un welfare aziendale che ritengo un passo fondamentale per il successo di un progetto di questo tipo. Il Comune ovviamente ci ha agevolato rendendoci più semplice gestire le relazioni e gli approcci anche ai servizi istituzionali, contribuendo di fatto a migliorare quello che è il nostro obiettivo di creazione di un distretto industriale vicino a B Group, in grado quindi di poter generare efficienza logistica anche per ciò che concerne la movimentazione e la consegna dei materiali e lo stesso approccio ai servizi territoriali. Penso di capire quali sono i problemi degli imprenditori quando si insediano, che non sono tanto i tempi in generale, ma i tempi certi. Per cui noi garantiamo 60 giorni di tempo massimo per dare l'ok a tutte le procedure. In più, la città metropolitana ha elevato come best case il progetto creato da noi e quando ci sono delle buone idee, quindi delle buone pratiche, bisogna metterle a fattore comune. Per noi è una soddisfazione poter dar crescita e dar spinta al progetto del Manufacturing Zone, cercando anche di andare incontro soprattutto al settore giovanile che tanto sta soffrendo in questi anni la crisi disoccupazionale, offrendo loro delle opportunità. Continuo a vivere questo momento di gioia, di felicità e comunque anche di ammirazione nei confronti di chi la proprietà ha deciso e ha sostenuto, ecco, un passo di questo tipo, insomma, con i tempi che corrono. Anche il fatto stesso, appunto, di essere stata assunta in prova a tempo e poi ovviamente con la conferma del contratto, devo dire che è stata una
un orgoglio e da un punto di vista personale, ma anche da un punto di vista professionale. Se dovessi racchiudere in uno slogan questo progetto, direi che io sono un fautore del andare insieme per andare lontano.